Buongiorno, mi chiamo Gianluigi Pagano e sono il presidente del Comitato di Borghi Europei del Gusto, un progetto che mira a valutare e rivalutare i piccoli borghi che hanno saputo creare qualcosa di particolarmente valido nel campo ovviamente della gastronomia e dell'enogastronomia, per meglio dire. Come vedete, qui di fronte abbiamo proprio quattro rappresentanti dei vini di qualità. Siamo nella trattoria La Vigna e non a caso parliamo prima di tutto di vini e in particolare ne parliamo con un sommelier molto importante della zona che ho il piacere di presentare. Buongiorno, sono Gianluca e faccio parte della delegazione dell'AIS di Belluno. Diciamo anche il cognome. Casa Grande. E l'amico produttore Orlando Dalfarra mi ha domandato se potevo venire a parlare un po' della sua azienda e delle sue produzioni. Allora, l'azienda La Guardiola nasce proprio da un'intuizione di Orlando Dalfarra, che compra nel 2004 la tenuta. Questa tenuta si trova a sud-ovest di Arezzo. Civitella in Valdichiana è l'azienda, è il paese in cui si trova, che è esattamente al di sopra della città di Arezzo, una collina prospiciente alla città. Acquista questo podere, che consta di 7 ettari di vigneto suddivisi in 3 appezzamenti. Un vigneto in quota, che è a circa 600 metri, dove produce il Sangiovese ed il Pinot Nero. Uno ha una quota leggermente inferiore, dove produce il Merlot, e l'ultimo alla quota un po' più bassa, che sono 350 metri, dove viene coltivato Syrah, Petit Verdot e le uve a bacca bianca. Tutti questi vigneti hanno la fortuna di avere una situazione climatica favorevole e un'escursione termica che molto è d'aiuto per la complessità del corredo aromatico di questi vini. Le referenze che abbiamo questa sera in degustazione sono quattro: una storica per la Toscana, che è Sangiovese, ci sono due vitigni internazionali, Merlot e Syrah, e il quarto è un taglio fatto di Merlot, Petit Verdot e Teroldego. Una prova perché questa azienda, essendo giovanissima, produce il vino dal 2013, è ancora tutta in divenire. Si stanno facendo delle prove per identificare quali saranno i migliori accostamenti di vini. Perfetto. In una zona, tra l'altro, meravigliosa anche da un punto di vista turistico e artistico, che quindi andremo senz'altro a visitare, così avremo modo di degustare in loco questi splendidi vini e poi di vedere quali sono le attrazioni di questi borghi, che sono veramente splendidi. Siamo alla Trattoria La Vigna per la conferenza stampa questa sera di presentazione del progetto Percorsi d'Europa e, in attesa, diciamo così, della parte ufficiale, ovviamente dedichiamo a diverse persone che abbiamo invitato una scheda informativa, diciamo così. Intanto ringraziamo di cuore il signor sindaco di Ponte nelle Alpi, che ha voluto gratificarci della sua presenza, anche perché è un progetto. Signor sindaco, a lei chiediamo semplicemente: ci racconti Ponte nelle Alpi?
Tanto grazie per questa iniziativa, grazie ai ristoratori della Vigna. È un'opportunità per presentare il nostro comune. È un comune molto particolare nel senso che si estende su 21 frazioni. Sono 8.700 gli abitanti, 21 frazioni. E il nostro simbolo nel nostro gonfalone è riportato ovviamente il fiume Piave, che è un nostro patrimonio. Abbiamo il ponte di Ponte nelle Alpi in Rione Santa Caterina e abbiamo i tre castelli che rappresentano le tre zone, quelle dei Coi de Pera, che sono i colli della pietra perché c'era l'escavazione anticamente degli scalpellini della pietra che andava praticamente in tutta Europa. Abbiamo la zona dell'Oltrerai, quindi la zona che ospita sei frazioni importantissime, e poi la zona della destra Piave dove c'è Polpet e Ponte nelle Alpi. Il nome Ponte nelle Alpi viene dato dalla regina Margherita, che qui amava trascorrere le sue vacanze perché Ponte nelle Alpi ha degli spazi straordinari e si chiamava prima Capo di Ponte, però turisticamente, siccome è la porta delle Dolomiti, la porta delle Alpi, non era orecchiabile secondo i Savoia e quindi hanno voluto poi e quindi hanno voluto chiamarla poi Ponte nelle Alpi proprio per sottolineare la valenza turistica e culturale del territorio. Un territorio che era stato poi anche conquistato dai romani, infatti molti toponimi sono di origine romana, e abbiamo anche delle scoperte archeologiche recenti che testimoniano il passaggio anche di popolazioni pre-romane. Dopodiché la conquista di Venezia, e vorrei sottolineare che stiamo facendo degli studi su diverse aree per promuovere il nostro territorio perché recentemente sono state costruite delle ciclabili, quindi Ponte nelle Alpi è transitabile anche dai bikers e questa sarà un'opportunità per la nostra comunità, e dei recenti scavi archeologici che ci permetteranno di dare ulteriore valenza al territorio, di spiegare meglio la storia di Ponte nelle Alpi. Ecco, e poi c'è la cooperazione. Noi qui a Ponte nelle Alpi abbiamo due cooperative, una che è la seconda più antica d'Italia, che è a Polpet, e un'altra che è la cooperativa di Soccer. Significa stare insieme, significa aggregazione. Tutte le frazioni hanno riqualificato le ex latterie, le ex cooperative, che sono centri sociali. Quindi sono particolarmente orgoglioso di amministrare questo territorio, anche perché nel territorio poi ci sono valenti ristoratori che offrono ottimi piatti e un ottimo servizio, perché i locali fanno anche servizio. Ormai lo consideriamo Ponte Alpino a tutti gli effetti. Grazie. Sindaco, lei è stato veramente asciutto, è riuscito a spiegare tutto in tempi televisivi, è vero, cioè proprio riuscito a dare. Mario Valentini, allora lui è Vicentino Magnagatti, si chiamava, non si diceva una volta tra di noi, no? Come ti è venuto in mente di creare questa, che esisteva già, no? era un'antica trattoria, diciamo, questa. Quando sei arrivato, che cucina fai? Quando sono arrivato faccio tipica bellunese, con l'aggiunta naturalmente di piatti vicentini, quali il baccalà, bigoli, e stiamo mettendo dentro un po' un miscuglio quasi tra il belluno e il vicentino. Uso magari delle cose. Veneta. Diciamo così veneta. Che uso le cose del bellunese e faccio anche piatti vicentini, con le stesse cose. Vedo che la gente li apprezza. Stiamo andando abbastanza bene, diciamo, vediamo che la gente arriva. Adesso che siamo entrati addentro sul network dell'associazione celiaci, è un punto ancora, penso, molto importante, perché anche qua nel bellunese siamo gli unici a dare tutta la cucina, dagli antipasti ai dolci, senza glutine. Io infatti qua ho una cucina tutta senza glutine, non ci sono cose con glutine. Perciò sono cose quasi tutte naturali, cerchiamo di dare il meglio e fare il meglio che possiamo, insomma. Buonasera, sono Marco, faccio il pasticcere. Ho rilevato la pasticceria Kelly a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, circa da sette mesi.
era una pasticceria comunque storica nel Bellunese, diciamo, sulla Ponte delle Alpi, diciamo che era, se posso dire, la più vecchia, diciamo. Più antica. La più antica, certo. Niente, faccio il pasticcere circa da 15-16 anni, ho preso la pasticceria perché appunto ho passione di questo lavoro, insieme a mia sorella, abbiamo fatto una società, stiamo provando, diciamo, siamo entrati nel mercato con una linea comunque classica, dove comunque abbiamo avuto un buon riscontro e comunque stiamo lavorando abbastanza bene. Cerco comunque di utilizzare comunque prodotti di qualità, perché comunque utilizzo l'uovo biologico di Limana, che è un'azienda nuova aperta da poco, e utilizzo solamente burro nelle mie lavorazioni, quindi pasta sfoglia, pasta frolla, croissant, tutto, ci facciamo praticamente tutto, escludendo quasi tutti i semilavorati. Abbiamo un buon riscontro, appunto, dicevo prima, con la clientela. Facciamo abbondanti colazioni, anche perché appunto siamo sulla strada che da Venezia va a Cortina e quindi c'è anche un gran passaggio e appunto almeno fino adesso stiamo lavorando bene, siamo comunque soddisfatti di essere comunque arrivati a Ponte delle Alpi. Siamo aperti 6 giorni su 7, abbiamo un giorno unico di chiusura che è il giovedì e oltre a fare comunque torte per vari eventi in sull'ordinazione, facciamo comunque anche rinfreschi e a volte per grossi eventi facciamo anche servizio a domicilio. Vi aspetto tutte le mattine, siamo aperti dalle 7 alle, diciamo, alle 7 di sera con orario continuato. Quando volete siamo pronti per offrirvi una colazione di... spero di vostro gradimento. Buonasera a tutti e arrivederci. Marcello Zannone qui nella veste di cavaliere dell'Ordine di Malta. L'Ordine di Malta nel corso dei secoli è stato sempre una realtà, diciamo, autosufficiente, diremmo, se vogliamo usare dei termini più paludati, un vero ente sovrano, un vero Stato che ha mantenuto la sovranità anche quando ha perduto la territorialità. Napoleone Bonaparte è stato causa di questa perdita nel 1798, l'ordine stabilitosi a Roma ha mantenuto, pur in una piccola enclave all'interno della città di Roma, anzi due, una in via Condotti e una sull'Aventino, ha mantenuto quello status giuridico che la stessa Santa Sede ha avuto riconosciuta da tutte le potenze dal 1870 al 1929. Non c'era più territorio, ma nessuno si sarebbe sognato di negare al pontefice la rete diplomatica delle nunziature apostoliche. È bastato un accordo internazionale tra il Regno d'Italia e la Santa Sede per ricreare una statualità effettiva. L'Ordine di Malta non ha bisogno di avere un territorio più esteso di quello che ha, perché la sua sovranità la esercita soprattutto in ambito sanitario, con la valigia diplomatica potendo intervenire in tutti i paesi, soprattutto quelli più bisognosi, in maniera quanto mai efficace. Ma molte di queste entrate vengono da realtà agricole, perché ovviamente 1000 anni di storia hanno sedimentato proprietà che vanno ad esempio dal castello di Magione sul lago Trasimeno all'ultima recentemente costituita sul Montello. Il castello di Magione è particolarmente interessante perché c'è una continuità dal 200 ad oggi, il paese stesso Magione prende il nome dal castello, Manzio, Magione, grande casa. E lì ad esempio si è mantenuta una tradizione di coltivazione della vite, di produzione di vini, ovviamente eccellenti, cito solamente il grechetto, insieme anche all'olio delle varie tipologie. Vini bianchi, vini rossi, un'altra grandissima tenuta, però diciamo non appartenuta tradizionalmente all'ordine, ma frutto di una delle tantissime donazioni, l'ordine ogni anno riceve da tutto il mondo, recentemente più facilmente anche da paesi recenti, tipo gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, e questa di Rocca Bernarda, nel Collio, è una tra le più belle. È un castello, villa per così dire, con vigneti aperti ad occhio. È la zona di elezione del Piccolit, e qui vengono prodotti vini quali la Ribolla Gialla, il Re Fosco dal Peduncolo Rosso, il Piccolit stesso e la Grappa di Piccolit. Dicevo, quella più recente è quella nel Veneto. È
chiamata, visto che è la più recente, con il nome del fondatore, Beato Gerardo. La zona è quella di Nervesa e di Giave del Montello, l'Asolano per così dire, delle tre varietà di Prosecco, Brut, Dry ed Extra Dry. Un cenno solamente alle attività, diciamo, zootecniche. Molto simpatico il fatto che tutte le mucche dell'Ordine di Malta sono marchiate con la croce a 8 punte. Grazie a Gianluigi Pagano, il progetto delle Vie del Caffè è stato presentato nel prestigioso sito di Chef Italiani nel Mondo, dove lui scrive. Chef Italiani nel Mondo è uno dei più grandi siti blog di informazione che porta il messaggio delle cucine italiane nel mondo. Da là si è formato un comitato, abbiamo inserito nel comitato l'animatore vero, il vero così mentore, diciamo così, di questo progetto, perché siamo andati a rompergli le scatole un sacco di volte, dove lavora. E è stato proprio Michele Carrisi del Caffettin. Due parole sul Caffettin e cosa pensi di questo progetto? Salve, mi chiamo Michele Carrisi, sono da Cannelù, un paesino di 1000 abitanti in comune di Maserada sul Piave, in provincia di Treviso. Sono un oste con la passione del caffè e sono diventato un micro torrefattore. Non per sbaglio, ma una cosa che volevo, l'ho cercato, l'ho sognato e è un percorso che ho iniziato. Mi sono innamorato di questa bevanda sin da subito e ho capito che in Italia c'era un grande deficit. Tutti quanti, io faccio l'oste da sempre, tutti quanti mi dicevano che il caffè era amaro, era imbevibile, creava acidità di stomaco. Sono andato a fondo del problema. E andando a fondo ho visto che c'erano delle realtà che già stavano nascendo. Quello che faccio non ho inventato niente. Praticamente acquisto, ricerco e acquisto caffè, piccole produzioni da cooperative, microlotti, piccole quantità di caffè di qualità, certificati e tracciati. Spesso cerchiamo anche magari di andare in piantagione, io ancora non ci sono andato, ma comincerò dal prossimo anno, e poi li porto nel mio laboratorio, li analizzo, li tosto e poi li vado a spiegare, li vado a servire ai miei clienti, li vado a raccontare, parlo di provenienza, parlo anche, quando posso, di certificazioni, di aromi, di gusto, di tutto quello che ha da dare questa meravigliosa bevanda che di proprietà ne ha veramente tante. Ed è, ahimè, sconosciuta al grande pubblico italiano. Ecco, tutto qua. Questo lo faccio tutti i giorni da circa 4 anni nel mio locale. Ho messo nome Caffettin perché quando facevo il barista da giovane mi dicevano «Ehi piccolo, are oceo in dialetto». Fammi un caffettin, ho ripreso questo nome, mi sembrava simpatico e l'idea era quello di farlo, di renderlo conosciuto in giro per il mondo, ecco, tutto qua. Un po' ambiziosa la cosa, però va bene. Dopo quanto ha detto Michele non c'è molto da aggiungere, se non il fatto che apre ad ottobre, apre un nuovo punto vendita in centro storico a Treviso, e siccome noi siamo pazzi, non solo appoggeremo questa cosa, ma resusciteremo anche il vecchio giornale satirico Il Cagnan a Treviso per raccontare la storia della contrada Sant'Agostino dove lui apre. La vecchia storia della città la legheremo all'apertura della caffetteria. Si fa cultura anche con il caffè, quindi, no? Come si è capito. Trattoria La Vigna, un altro real fornitore della casa, Foltran, dalle nostre zone, nella sinistra Piave, anzi sinistra Piave, tra Piave e Livenza per essere precisi. Un po' di storia dell'azienda. Esatto, praticamente io sono Stefano, sono alla terza generazione a livello di vinaiolo e praticamente sono situato, abito a Gaiarine, che è in provincia di Treviso. E praticamente io ho un'azienda che non è tanto grande, la superficie è abbastanza ridotta, ho 2 ettari, però ho, diciamo, diverse varietà in cui voi potrete trovare, esatto, alla terza generazione. Praticamente mio nonno e assieme ai suoi fratelli hanno iniziato l'attività nel dopoguerra, praticamente anni 50-55, dopodiché l'azienda è stata
passata a mio papà e adesso praticamente la tiriamo avanti mio papà e anche insieme. Quindi voi a livello di prodotti trovate dei prodotti di produzione propria e dei prodotti che si recuperano nel settore del commercio, tanto per capirci, anche perché poi diciamo l'azienda è stata impostata un attimino più sul commerciale. Però un commerciale non di grossi numeri, ma un commerciale di nicchia. Grande selezione, un'attenzione a cosa portate a casa. Allora noi praticamente, se la selezione passa sempre tramite me, e scelgo sono sempre in giro, purtroppo questa è l'ultima, diciamo non l'ultima, perché non, nella vita non si è mai finito di imparare, e dico io questo ho dovuto recuperare o acquisire anche la parte commerciale, che non è di poco conto, perché impegna, perché alla fin fine poi il vino forse è una cosa importante, fare il vino, però poi saper venderlo o trovare chi a chi piace è un altro step più alto. Noi avremo modo, adesso che siamo tra Piave e Livenza, di portare il tuo vino anche nelle varie iniziative che faremo, iniziative di informazione. Spiegaci rapidamente la carrellata dei vini che ci hai messo qua. Allora, questi sono una parte dei vini, sostanzialmente dei rossi e dei bianchi fermi. Per quanto riguarda le bolle e quant'altro, avete la parte, diciamo, mi appoggio alla parte commerciale. A livello di prodotti di azienda agricola potete trovare il Cabernet Franc, il Merlot, il Raboso a livello di rossi. Quanti aspetto dopo? E anche il Refosco, che è un vino che per suo tempo... Per esempio c'hai una chicca come il Traminer, che è un buonissimo vino, che è un buonissimo, valorizzato. Non è ancora valorizzato, però è un prodotto straordinario, però tutti quanti associano il Traminer a un prodotto fresco, fruttato, elegante, simile prosecco, ovvero sia magari un Traminer Trentino o diciamo, è un'altra cosa. Questo è un prodotto un attimino più importante a livello di corpo e anche, diciamo, di struttura, di profumi. Sono profumi un attimino più evoluti e non, diciamo, floreali, che deviano sulla frutta esotica. Quindi ti dà soddisfazione Maria Valentini con la dottoressa? Sì. È una persona molto seria, adesso ne parliamo un po' male. Sì. Possiamo parlare male, tanto non ci sente. Ci vediamo tra Piave e Livenza, quanto prima. Grazie a te Stefano. Arrivederci, alla prossima. Renzo, noi abbiamo già fatto una prima intervista alla Buona Carne, dietro il banco, quando eri il signore padrone incontrastato della macelleria. Qua abbiamo assaggiato dei salumi di antipasto buonissimi e poi questo spezzatino di cinghiale che addirittura si scioglie in bocca. Ecco, io almeno interpreto così in maniera molto semplice. Racconta poi ai nostri telespettatori la storia della tua esperienza in macelleria. Buonasera, mi chiamo Renzo e sono... E su Macaldi cognome, titolare della macelleria della Buona Carne. Allora stasera ho portato un salame fatto da me, misto suino e bovino, usanza bellunese, esatto, bravo. E uno uguale, stesso tipo di salame, però affumicato. È stato piaciuto a tutti, tutti soddisfatti. Dopo il cinghiale fatto da Mario si scioglie in bocca. Stiamo ancora gustandolo. Molto buono, molto buono. Bene, allora ringrazio tutti i partecipanti per questa bellissima serata. La mia signora Gica Savin. Buonasera. Hai lavorato stasera? Certo, ho lavorato come si lavora sempre. Quando si lavora hai bisogno di lavorare tutti. Sei la pubblicità del progresso del lavoro proprio. Va bene, notevole. Allora, noi adesso passeremo la torta fra un po'. Prima ti lasciamo finire il cinghiale. Marco prima, adesso a parte le battute, mi piace scherzare, ha spiegato benissimo la realtà della pasticceria Kelly.
Vorremmo sapere adesso l'esperienza vista da una che sta nella trincea di battaglia, che è il banco, voglio dire, no? Cosa vuol dire pasticceria Kelly in questo senso? Vuol dire intanto per noi lavorare appunto nelle Alpi, che per noi è un traguardo, visto che noi siamo da Polpette, quindi siamo come tornati a casa, quindi conosciamo anche tutta la maggior parte della clientela, e quindi il lavoro diventa più facile da un lato, più difficile dall'altro, però diventa come essere un po' in famiglia tutti i giorni, no? E quindi si racconta la storia del signore un po' più anziano, della ragazza, di questo e quell'altro, si diventa un po' psicologi, diciamo, dai. Alla fine è giusto assecondare sempre i clienti e quei discorsi che vogliono fare loro, e quindi alla fine mi adatto a quello che vogliono parlare loro, di solito. Grazie a voi, al prossimo appuntamento. Si corre verso la conclusione di questa bella serata alla trattoria alla Vigna Ponte delle Alpi, e non poteva mancare il tocco con l'amico Franco Ardivel. Franco è il caso in vero del Ponte delle Alpi, e non è offensivo. No, non è per niente offensivo, anzi è una professione che ormai si è persa nei tempi, e se qualcuno la porta avanti è solo positivo questo. E Casolin deve essere, come si può dire, come l'ostia dietro il banco. Esatto. Cioè, deve oggi si arrivava da te, c'erano due signore anziane, le coccolava, le spiegava, erano sedute addirittura che aspettavano di essere servite, ed era proprio il racconto, nel senso dell'accoglienza, dell'ospitalità. È questo che ci differenzia dalla grande distribuzione, è ancora questo contatto umano che abbiamo con le clienti, e addirittura io so la cliente che vuole il tagliato più fino, l'affettato, quella che vuole il tagliato più grosso. Su misura proprio. È su misura. A dimensione umana. A dimensione umana, proprio il contatto umano è fondamentale. Infatti tu aderisci alla catena della VEM, sì. Vicino è meglio. Vicino è meglio proprio per questo, appunto perché dobbiamo andare incontro sempre il più possibile alle esigenze del consumatore, delle consumatrici in questo caso, e quindi bisogna conoscere tutti gli aspetti, come dicevo prima in un fuori onda, addirittura il fatto che una cliente guardi un prodotto, bisogna subito intervenire e dire: signore, glielo faccio assaggiare, vedo che è interessante. Giusto, al momento giusto. Al momento giusto, bisogna proprio incontrare il gusto della persona, e è quello che ci differenzia appunto dalla grande distribuzione, dal freddo della grande distribuzione. Commento la serata, come hai mangiato? Devo dire che veramente devo fare i miei complimenti allo chef, perché ho mangiato veramente bene, ho scoperto la canapa, per esempio. Sì, che io, veramente, siamo rimasti così tutti qua. Gli spaghetti di canapa, che se me li avessero detto prima, invece devo dire veramente ottimi, e oltretutto un cinghiale magnifico. Dei rossi stupendi, la torta della pasticceria Kelly era una roba favolosa, quindi io... Meglio così morivo. Sì, questo proprio è la ciliegina sulla torta. Dei borghi. Ok, grazie Franco. Grazie. Al prossimo appuntamento.